Buonasera, buonasera a tutti, ai partecipanti e ai relatori. Eccoci qua per l'ottavo appuntamento del ciclo di seminari Lavorare nel turismo e oggi abbiamo un ospite eccezionale, Andrea Lovelock, che è un giornalista specializzato nel turismo, anzi è il giornalista specializzato nel turismo, ma poi ve lo presenterò meglio più avanti. Ecco, vedo inquadrata anche la professoressa Loredana Giani, la coordinatrice del corso di laurea in turismo, nonché il direttore del master in turismo, e il ospite eccezionale, il professor Giovanni Farese, che è il coordinatore della magistrale di, la chiamo impropriamente, professor Farese, economia del turismo, anche se ha un nome articolato e complesso, ma tanto lei è qua per spiegarcelo. Sono collegati e si stanno collegando piano piano, perché lo sto prendendo tempo, perché vedo il numero che aumenta lentamente. I nostri ospiti che sono in parte esterni, quindi ragazzi delle quarte e delle quinte superiori che ci hanno seguito per tutti questi 8 seminari di varie scuole, sia del Lazio che di altre regioni d'Italia. Abbiamo anche dei collegamenti dall'estero, dei ragazzi collegati all'estero interessati sia al percorso del corso di laurea che al master. E naturalmente abbiamo i nostri ragazzi del corso di laurea di turismo collegati che sono venuti proprio per ascoltare la professoressa Giani, anche il professor Farese, oltre che Andrea Lovelock. E allora passo velocemente la parola alla professoressa Loredana Giani per i saluti accademici, no, come al solito, che poi a sua volta presenterà degnamente, più degnamente di me, il professor Farese. Prego, professoressa Giani. Grazie Alessandra, buongiorno a tutti, benvenuti a questo altro appuntamento, non direi ennesimo perché ogni incontro è stato molto particolare. Alessandra in maniera molto magistrale ci ha messo in contatto con i diversi mondi del turismo. E vi devo dire che insomma questo percorso che, come dicevo ieri in occasione della presentazione di alcuni project work dei nostri laureandi, è un percorso che è nato con come una grande scommessa, perché poi l'offerta formativa del turismo effettivamente era, diciamo, un po' presente sul territorio romano. Abbiamo tentato di caratterizzarla al meglio. Soprattutto, diciamo, utilizzando le risorse interne e avvalendoci della collaborazione di persone che ci credono, ci hanno sempre creduto, come appunto Alessandra e Romano. E ieri, dicevo, i nostri ragazzi hanno fatto un project work con la presentazione, Alessandra, di pacchetti turistici per l'estero, Marocco, Marocco, Messico e Perù, e la cosa che mi ha dato grossissima soddisfazione, c'erano anche gli ambasciatori del Messico e del Perù che si sono complimentati, e addirittura l'ambasciatrice del Perù ha dato praticamente uno spunto per lavorare poi sul turismo di ritorno, e quindi diciamo abbiamo molto davanti a noi, e questa scommessa non l'abbiamo vinta, ma insomma siamo a buon punto. E per completare questo percorso formativo triennale abbiamo sempre predisposto, organizzato il master, e quindi il master, come sapete, in management delle organizzazioni turistiche è comunque un successo perché poi ha un taglio molto pratico, e Alessandra in questo è veramente sempre molto, diciamo, sul pezzo e riesce a garantirci collegamenti con gli operatori, come avete visto in questi 8 incontri, e siamo andati un po' più avanti, e quindi abbiamo anche pensato a un più 2, che universitariamente per noi è normale parlare di un 3 più 2, diciamo uno sviluppo in una laurea magistrale, in modo tale da consentire ai nostri studenti di triennale, ma non solo, cioè a tutti coloro i quali dovessero essere interessati anche in possesso di una laurea triennale
presa in altri atenei di proseguire diciamo il percorso formativo nell'ambito turistico con un indirizzo e di qui un po' il titoletto della magistrale che però è sbagliato in economia del turismo che è dedicato appunto al nostro ambito ed è un percorso di cui personalmente ho seguito diciamo la genesi anche un po' con grazie a dei confronti con i diretti contatti che sapete abbiamo con diciamo Confindustria Turismo e alcuni grossi operatori del settore turistico e quindi è stato diciamo tailorizzato, è stato disegnato questo biennio specialistico per i nostri studenti della triennale per chiunque lo trovi interessante e soprattutto idoneo al proprio percorso formativo. Mi taccio, ringrazio il professor Giovanni Farese, ringrazio certamente Andrea Lovelock per la sua disponibilità e per essere qui con noi e ringrazio Giovanni Farese, neocoordinatore della magistrale appunto, noi in maniera molto sintetica, diciamo, la magistrale in economia, al quale passerei la parola per, diciamo, presentarci questo nuovo prodotto formativo che è un po' un nostro figlioccio perché ci abbiamo lavorato tanto, soprattutto sentendo quelle che erano le sensibilità del mercato e quindi anche aggiustando crediti, esami, contenuti degli esami sulla base dei suggerimenti di chi poi nel settore turistico opera e soprattutto l'idea nostra è quella di formare dei professionisti tanto nella triennale quanto nel master e in questa specialistica dei professionisti che riescano a trovare una loro collocazione in un sistema turistico nonostante il Covid, perché il Covid in realtà è una diciamo incidente di percorso che però non azzera il sistema, secondo me sta insegnando a ripensare il sistema e se noi immettiamo nel sistema turistico nuove energie il sistema potrà riprendere e questo è diciamo la nostra scommessa personale. Grazie Giovanni, a te la parola. Grazie, anzitutto buon pomeriggio a tutti e ringrazio la collega professoressa Gianni, ringrazio la dottoressa Romano e mi scuso di nuovo con il dottor Lovelock se gli sottrarrò come gli sottrarrò qualche minuto, ma saranno davvero pochi. Io prenderò qualche minuto e proietterò tra un attimo anche qualche slide per illustrare questo corso di laurea magistrale, il cui nome, che è stato evocato già più volte, il cui nome è Tourism Management and Entrepreneurship, quindi gestione turistica e imprenditorialità, che è uno degli indirizzi della nostra laurea magistrale in economia e management dell'innovazione. Dico soltanto due cose per gli studenti. La prima, tutte le indagini internazionali da un bel po' di anni oramai fanno notare come il possesso di un titolo di laurea triennale anzitutto rispetto ad un diploma di scuola secondaria e poi anche il titolo magistrale rispetto ad una laurea triennale è correlato positivamente a più elevati livelli di reddito. Cioè, mediamente nei paesi dell'OCSE un laureato triennale guadagna nel percorso della propria carriera mediamente in un anno poco meno di 30.000 euro all'anno, un laureato magistrale guadagna poco più di 40.000 euro mediamente all'anno nel percorso della sua carriera. Ma non è soltanto una questione di reddito, perché le stesse indagini ci dicono che persone che hanno un titolo di laurea triennale e tanto più a maggior ragione magistrale hanno livelli più elevati di informazione, di partecipazione e complessivamente di soddisfazione per la propria vita. Ovviamente sto parlando di medie e di statistiche, non metto in dubbio il fatto che ci possono essere persone con più bassi livelli di istruzione o di reddito che siano più informate, partecipino di più oppure siano più soddisfatte. Ma insomma è per dire che prendere una laurea magistrale, tanto più una laurea magistrale, è certamente un buon investimento. È un buon investimento per se stessi, per la propria carriera e più in generale per la propria vita. La seconda osservazione che faccio è che nel nostro paese, che ha tanti punti di forza e qualche debolezza, una delle debolezze
è il livello della produttività complessiva e tanto più il livello della produttività nei servizi e anche la qualità dei servizi. Per affrontare questo problema, certamente il nostro paese ha bisogno di elevare le competenze e le conoscenze di cui dispone il proprio capitale umano. E anche in questo senso non c'è scelta migliore di una laurea specialistica. Quindi prendere una laurea magistrale in Tourism Management and Entrepreneurship è non soltanto un buon investimento per se stessi, ma lo è anche per la propria comunità e per il proprio paese. Io condivido rapidamente alcune delle slide, così che ci sia un riferimento, diciamo così, a ciò che dico. Come dicevo, appunto, si tratta del corso di laurea in economia e management dell'innovazione, e come accennava anche la professoressa Giani, il nostro motto dice che formiamo persone e prepariamo professionisti, e questo per noi è sempre un riferimento molto importante. Vado avanti su alcune delle slide. Complessivamente il corso di laurea comprende 5 tipologie di insegnamenti, cioè copre 5 aree disciplinari, l'ambito aziendale, economico, statistico, matematico, giuridico e filosofico. Vado rapidamente anche su questa slide, i nostri punti di forza, penso che in parte anche attraverso il master li abbiate conosciuti, certamente le competenze di analisi quantitativa, una metodologia didattica interattiva che è tanto più forte nella magistrale rispetto alla triennale, e soprattutto quello sviluppo delle capacità umane di comunicazione, di collaborazione, di fiducia, che in classi di piccola dimensione, ben selezionate, è possibile sviluppare. Questi sono i nostri 3 indirizzi. Io mi riferisco ovviamente in questo momento particolarmente al terzo, quello che vedete sulla destra dello schermo. Tutti e 3 gli indirizzi fanno parte del corso di laurea in economia e management dell'innovazione. Il terzo, quello sulla vostra destra, è appunto ciò di cui stiamo parlando, Tourism Management and Entrepreneurship. Come vedete, si articola su 2 anni. Il primo anno si svolge in lingua inglese presso l'Università Europea di Roma, e questo offre una grande possibilità, cioè quella di accogliere in casa l'estero senza muoversi da casa sostanzialmente, perché in questi corsi offerti in inglese nel primo anno, almeno negli anni precedenti alla pandemia, io personalmente avevo in aula una buona metà di studenti dall'estero, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Germania, eccetera. Quindi il primo anno in inglese non è soltanto un'opportunità per gli studenti dal punto di vista della didattica e dell'apprendimento, ma è anche l'occasione per stabilire dei contatti e dei rapporti con studenti che provengono dall'estero e che seguono corsi che sono trasversali a tutti e 3 gli indirizzi. Il secondo anno si svolge invece in italiano presso l'Università Europea di Roma, ma anche qui non lasciatevi ingannare dall'etichetta o dal titolo, nel senso che è sempre possibile fare leva su uno delle 50-55 convenzioni che noi abbiamo attive con università all'estero, e quindi pur svolgendo il secondo anno in italiano presso l'Università Europea di Roma è sempre possibile svolgere un'esperienza di studio, pensiamo in particolare all'Erasmus, all'estero. Proietto rapidamente, sorvolo sui nostri accordi internazionali che riguardano gli altri indirizzi. L'indirizzo ha queste finalità, naturalmente la possibilità di intraprendere una carriera manageriale nell'ambito di imprese del settore turistico, ricoprire ruoli di responsabilità nelle istituzioni, perché se è vero che nel settore privato c'è stata a volte un po' di improvvisazione oppure una scarsa innovazione, è anche vero che negli enti ai vari livelli c'è stata una scarsa programmazione. Quindi la seconda opportunità è quella di ricoprire ruoli di responsabilità negli enti ai vari livelli di programmazione e di promozione turistica. Terzo e ultimo, ed è ciò a cui si riferisce quella parola imprenditorialità, entrepreneurship, avviare una propria iniziativa imprenditoriale o far crescere e sviluppare una iniziativa familiare. Questi sono gli insegnamenti previsti al primo anno, che come ho detto è in inglese, e quelli del secondo anno. Anche i titoli del secondo anno, che sono in inglese,
si riferiscono a corsi che vengono poi svolti in lingua italiana. In arancione vedete i corsi che sono caratteristici di questi indirizzi, mentre gli altri sono comuni trasversalmente agli altri due indirizzi del corso di laurea magistrale. Quindi, come vedete, il corso è tagliato particolarmente sul turismo in vari ambiti, nel marketing, nell'analisi dei dati, nell'analisi dei sistemi territoriali e quindi del contesto in cui si svolge l'attività. E ovviamente ci sono degli insegnamenti a scelta, in particolare al secondo anno. Faccio soltanto due esempi che forse più direttamente si collegano al turismo. Offriamo per esempio un corso di marketing etico. Offriamo un corso a scelta di politica dell'ambiente. Offriamo un corso a scelta di digital communication. Cioè offriamo dei corsi a scelta che bene si intrecciano con quelle transizioni, con quel cambiamento di direzione a cui stava accennando la professoressa Gianni poco fa, quei cambiamenti di direzione di fondo che a seguito della pandemia si sono avviati, e mi riferisco in particolare alla cosiddetta transizione ecologica e alla cosiddetta transizione digitale, che evidentemente incrociano diciamo, il turismo nelle sue varie accezioni. Le modalità di ammissione sono riassunte in questa slide. C'è un colloquio motivazionale, in particolare essenzialmente motivazionale, in particolare per gli studenti che provengono da una laurea triennale presso l'Università Europea di Roma. C'è ovviamente una compatibilità con alcune classi di laurea, diciamo così, e quindi la laurea di provenienza dà un accesso in alcuni casi diretto alla laurea magistrale, in altri diciamo occorre un approfondimento per verificare che esista questa compatibilità, e c'è anche un requisito della conoscenza della lingua inglese, la cui soglia è fissata al livello B1. Per queste informazioni e ulteriori informazioni io lascio per qualche secondo questa slide, dove trovate il mio indirizzo di posta elettronica, giovanni.farese@unier.it, e anche quello della collega Maria Sole Staffa, che è il vice coordinatore del corso di laurea magistrale. Ovviamente sono a disposizione, mi trattengo per qualche minuto, qualora ci dovessero essere delle domande. In questo momento sono disponibile, altrimenti sono naturalmente disponibile a parlarne attraverso la posta elettronica o eventualmente anche fissando un appuntamento online. Grazie alla professoressa Gianni, alla dottoressa Romano e al dottor Lovelock. Ecco, quindi se ci sono ragazzi del nostro terzo anno del corso di laurea di turismo, del secondo, o anche ragazzi esterni vogliono fare una domanda o più domande al professor Farese su questo percorso magistrale, possono alzare la mano e poi il nostro bravo Alessandro Ria gli darà la parola. Ragazzi, avete pochi minuti, nel frattempo, perché so che il professor... Sì, ecco, o altrimenti possono scrivere una mail. Le veicoli così, perché vedo che sono le 3:30, non vorrei togliere altro tempo al dottor Lovelock, solo questo, se per Giovanni va bene. Va bene, mi trattengo qualche minuto per ascoltare volentieri almeno l'inizio dell'intervento del dottor Lovelock. E mi scuso perché devo lasciare prima per un altro webinar che segue. Grazie. Sì, ormai siamo assediati. Ci vorrebbe il dono dell'ubiquità. Benissimo. Allora, prima di passare la parola al dottor Lovelock, vi ricordo che questo è l'ottavo appuntamento. Il prossimo venerdì abbiamo il nono e ultimo appuntamento prima della pausa estiva, poi probabilmente riprenderemo, ma penso quasi sicuramente riprenderemo a settembre con questo ciclo di seminari e chiudiamo il prossimo venerdì, quindi vi prego di prenotarvi per tempo in modo che vi possiamo mandare la mail. Parleremo di turismo esperienziale, Andrea, non abbiamo potuto mettere nel banner ufficiale il nome di Andrea Bocelli, ma sarà il CEO di un tour operator italiano di Roma che ha l'esclusiva con Andrea Bocelli, e quindi io l'avrei voluto chiamare A spasso con Bocelli o In tour con Bocelli, però
mi avrebbero, Bocelli mi avrebbe fatto causa e l'avrebbe fatto all'Università Europea e ci avrebbe, penso, raso al suolo dal punto di vista economico. Però, perché non abbiamo chiaramente un rapporto diretto con Bocelli. Però sicuramente invece sarà molto interessante sentire quello che ci dirà il CEO della Great Italy Tour, perché tutti i suoi pacchetti sono basati sui concerti, su dove si sposta Andrea Bocelli, eccetera. Eppure lì, Andrea, ci sarà uno scoop. Quindi, se vuoi partecipare, così poi, perché stanno costruendo dei pacchetti che Andrea Bocelli, in questo periodo, non potendo fare concerti, si è messo a girare per i borghi d'Italia insieme a Netflix. E quindi ecco, sarà molto interessante, se partecipi mi fa piacere, perché potrebbe essere uno spunto per un pezzo interessante, uno scoop. E quindi di scoop in scoop io darei la parola a Loredana, se tu sei d'accordo, poi casomai fai un intervento dopo, darei senza indugio la parola ad Andrea Lovelock, che, come vi accennavo all'inizio, ha inventato il giornalismo turistico in Italia. È l'inventore, ha scritto su tutte le principali testate, lo trovo e lo incontro a presentare, quando si potevano fare gli eventi principali che si occupano di turismo. Diciamo, quando si parla di giornalismo turistico, Andrea Lovelo. Chiaramente sei nato con la carta stampata. Esatto. E poi dopo cammin facendo, no, hai fatto tutto un percorso seguendo, no, anche le nuove tecnologie, e oggi ci parlerai proprio di questo, no? Perché anche scrivere su un pezzo, su un giornale di carta stampata è una cosa, scriverlo online è tutto un altro mondo. Esattamente. Ti ringrazio, Alessandra, do il benvenuto a tutti. Ringrazio Alessandra, ringrazio l'Università, il professor Farese e la professoressa Giani per avermi dato l'opportunità di ritornare a dialogare con i giovani, perché io fino al 2018 tenevo dei corsi di giornalismo in altre università, in altri ambiti, ma poi c'è stato chiaramente uno stop dovuto anche a impegni personali, e poi abbiamo avuto lo tsunami del Covid l'altro anno, e quindi oggi direi che dopo diverso tempo mi ritrovo, anche se da remoto, a parlare a una platea di giovani. Tanto Alessandra vi ha già dato un punto di riferimento, cioè c'è una datazione riguardo alla mia attività giornalistica. In effetti io ho iniziato, seppur giovanissimo, ormai quasi 35-36 anni fa. Comunque, rispetto alle ultime lezioni che avevo fatto sul giornalismo turistico, sono passati quasi degli anni luce, anche se sono passati soltanto 2 o 3 anni. Ma in particolare quello che noi giornalisti di turismo, come tanti altri colleghi della carta stampata, hanno sperimentato proprio nel lavoro quotidiano, c'è stato un cambiamento veramente epocale. Noi siamo abituati a parlare spesso, riferendoci alla storia millenaria, di A.C., B.C., che aveva un senso prima. Adesso anche noi abbiamo l'avanti-Covid e il dopo-Covid, perché è esattamente così quello che è successo. E lo tsunami del coronavirus si è aggiunto a un'altra ondata, che è quella della rivoluzione digitale, che ha profondamente cambiato e trasformato l'attività di comunicazione. Ed è dunque essenziale partire proprio dall'irruzione dello strumento digitale, che chiaramente ha trasformato e ha cambiato le declinazioni proprio dell'attività giornalistica in generale, non soltanto nel turismo. E diciamo che se fino agli anni 90 la carta stampata rappresentava il mezzo di informazione per eccellenza, oggi i quotidiani e i magazine cartacei rappresentano un mezzo di approfondimento, una componente di fonti di informazioni che ormai presenta molteplici modalità di accesso e di acquisizione delle notizie e delle informazioni.
È importante fare una premessa. Quando si parla di giornalismo di turismo, io lo dicevo anche fino a qualche anno fa nelle mie docenze, questo tipo di giornalismo è un giornalismo di servizio, nel senso che si affianca a tutte le figure professionali che operano nel settore e, diciamo, svolge una funzione importantissima, secondo me, vale a dire quella di aggiornare tutti i soggetti professionali che lavorano nella filiera del turismo, quindi dall'albergatore all'addetto al booking, alle agenzie di viaggi, di tutte le novità, non solo di prodotto, ma anche appunto di servizio, che irrompono ormai, direi, quotidianamente nel settore. Io adesso comincio a condividere con voi delle slide, perché è importante che voi visualizziate, diciamo, il contesto di cui stiamo parlando. Questo è il contesto in cui ci muoviamo oggi nel 2022, vale a dire, sono dati che io ho raccolto proprio nei primi mesi di quest'anno e sono dati attuali che visualizzano in maniera piuttosto evidente di come si è trasformata anche la figura del lettore. Ripeto, sia del lettore comune che del lettore professionale. Parliamo di 41 milioni di italiani connessi quotidianamente e quindi di un'interazione continua con quelli che erano i tradizionali lettori della carta stampata. Considerando che poi queste persone impiegano quasi 6 ore e 20 per aggiornarsi, per lavorare. Appunto, io ho messo tra parentesi l'esempio dello smart working perché oggi ormai, a causa sempre del coronavirus, sappiamo bene che molte persone stanno lavorando in smart working. Anche noi, come giornalisti turistici, stiamo lavorando in smart working. E c'è anche un lasso di tempo molto significativo passato sui social. E sull'importanza dei social vorrei dare un approfondimento. L'altro contesto generale che è bene focalizzare riguarda quelli che sono gli addetti ai lavori, vale a dire oltre 1,5 milioni di persone che operano negli alberghi, nei tour operator, nelle agenzie di viaggio, compagnie aeree, nell'autonoleggio, nel cosiddetto MICE, Meeting, Incentive, Congressi e quant'altro. Ecco, a fronte di questa ampia platea di lettori professionali, la stampa turistica specializzata si è notevolmente arricchita negli anni. Parlando di carta stampata, fino agli anni 90 avevamo quasi una ventina di testate specializzate. Alcune si erano addirittura iper specializzate, per cui c'era chi si occupava soltanto, c'è ancora chi si occupa soltanto di congressi, chi si occupa soltanto di trasporti, trasporto aereo piuttosto che trasporto marittimo. Oggi io ho abbinato, cioè ho riassunto nel numero di 16 testate cartacee e online l'universo dell'editoria specializzata, e quando dico specializzata parlo soprattutto di giornali che, ripeto, si rivolgono ai professionisti del settore. Poi c'è un'altra parte dell'editoria, che è la cosiddetta editoria che si rivolge B2C, che si rivolge al consumer, che però ha purtroppo subito un forte ridimensionamento. Non ci sono più tante riviste di viaggi, proprio, almeno cartacee, proprio perché ormai l'irruzione di internet nella vita quotidiana di tutti e quindi anche nelle abitudini dei lettori ha fatto crollare la tiratura di copie, per cui molte riviste stampate si sono trasformate in riviste online. Riguardo poi a una specifica
riguardo poi a uno specifico focus che è quello dei lettori professionali che ricevono le newsletter della stampa turistica, io ho fatto un'ulteriore suddivisione e direi anche un'ulteriore focalizzazione, perché ovviamente non è che come giornali di turismo noi ci rivolgiamo a 1,5 milioni di lettori professionali, non possiamo, non abbiamo la forza di rivolgerci a tutta questa platea, o quantomeno non avevamo la forza prima con la carta stampata. Adesso con l'uso quotidiano di internet riusciamo a raggiungere tutti, però la platea di chi riceve le nostre newsletter è sempre molto, molto focalizzata su quelli che sono i decision maker, cioè quelli che sono i manager del turismo e che devono informarsi e aggiornarsi quotidianamente. E quindi sto parlando di circa 25-26 mila persone, che è un po' l'ordine di grandezza anche del volume delle newsletter che noi quotidianamente, ogni sera, a mezzanotte, inviamo a questi soggetti. Chiaramente sotto ho voluto scrivere, ho voluto evidenziare i nuovi scenari dell'incoming italiano, perché anche questa è una novità che ci è stata portata dal Covid. Cioè il cambiamento di scenario non è stato solo il cambiamento relativo a un'accelerazione nella digitalizzazione, nell'uso dei social network e quant'altro, ma c'è stata anche una trasformazione nelle modalità di offerta turistica italiana, nel senso che la filiera del turismo organizzato finalmente si sta interessando molto di più rispetto al passato del nostro patrimonio turistico, dell'incamico. Come faceva riferimento prima la professoressa Romano alla prossima lezione che avrete venerdì, e che sono curioso di conoscere a fondo e di approfondire, e che riguarda questa iniziativa con il grande personaggio Andrea Bocelli, che racconta i borghi italiani. Ecco, probabilmente questa è un'ulteriore conferma di come nel giro di 2 anni, e soprattutto, ripeto, per effetto del coronavirus, noi nella filiera turistica abbiamo assistito a una conversione nell'attenzione degli operatori, che se prima erano rivolti prevalentemente ai viaggi all'estero e i tour operator e le agenzie di viaggi lavoravano poco sull'incoming, oggi c'è un proliferare di offerte anche personalizzate sull'incoming italiano particolarmente interessante. Detto questo e chiusa la parentesi dello scenario di riferimento, parliamo del giornalismo. Anche qui, prima di parlare a fondo del giornalismo turistico, occorre fare un cappello, una premessa, perché il giornalismo chiaramente impone un accesso, impone un percorso particolare. Vale a dire, oggi come oggi, il percorso che i giovani devono intraprendere per accedere poi all'attività giornalistica, quantomeno il percorso suggerito, consigliato, è sicuramente quello universitario, sia perché consente un approfondimento di particolari tematiche, tra cui quella dell'economia e del turismo, sia anche perché attraverso poi i master di specializzazione e, come ho scritto, il praticantato, il giovane può veramente entrare nella realtà quotidiana dei giornali, sia giornali di carta stampata sia giornali online. Ora, per quanto riguarda l'epoca in cui stiamo vivendo un po' tutti, anche quello del giornalismo è un settore che ha subito una rivoluzione nell'attività di comunicazione. C'è un proliferare di nuove figure che indubbiamente denotano, diciamo, il bisogno di una ulteriore specializzazione per quanto riguarda l'attività giornalistica. Quindi partiamo
dallo scenario generale del giornalismo, come si arriva al giornalismo. Dopo un percorso universitario e solitamente durante l'ultimo anno di università che uno può intraprendere a seconda delle sue attitudini, avendo poi come finalità quello di svolgere la professione, appunto la professione giornalistica, si può cominciare a svolgere un'attività di praticantato all'interno di un giornale che però necessita di una durata minima di 2 anni. Vale a dire, per l'iscrizione poi all'ordine professionale dei giornalisti è necessario aver maturato 2 anni di praticantato in un giornale e di aver redatto all'interno di questo periodo di praticantato, aver redatto un certo numero di articoli, con firma e senza firma. Una volta che si presenta la documentazione, chiaramente non c'è un esame di Stato come avviene per altri ordini professionali, ma c'è la necessità di certificare l'attività biennale espletata all'interno di un giornale e certificata anche da una serie di articoli redatti di proprio pugno, con tanto di firma, e presentati all'ordine. Questa è la situazione ad oggi. Ora tenete conto che da qualche anno presso l'Unione Europea giace una proposta di legge per l'abolizione degli ordini professionali. Non di tutti, perché per esempio gli ordini professionali relativi alle attività medico-sanitarie non sono toccati da questa proposta, ma la proposta di legge vorrebbe abolire gli ordini professionali e creare una sorta di albo un po' più aperto, un po' più meno rigido rispetto all'ordine professionale, un albo nel quale i giornalisti potrebbero poi accedere sempre dopo aver mostrato e certificato un'attività all'interno di un giornale. Ora, chiaramente, l'irruzione di internet anche nelle redazioni ha indotto lo stesso sistema ordinistico dei giornalisti a innovarsi, per cui da diversi anni, ad esempio, ci sono dei corsi di formazione obbligatori per un aggiornamento professionale che viene richiesto a chi, diciamo, svolge continuativamente l'attività giornalistica. Questi sono dei corsi di formazione che si tengono quasi sempre online, oggi come oggi, poi in questo periodo assolutamente solo online, e si acquisiscono dei crediti e al termine dell'anno questi crediti formativi vengono riconosciuti dall'ordine che convalida, diciamo, l'attività giornalistica di ogni soggetto e lo abilita anche negli anni successivi. Però, come dicevo prima, l'innovazione, la digitalizzazione che ha fatto la sua irruzione anche nel giornalismo ha indotto tutte le redazioni a innovarsi e chiaramente si sono formate delle nuove figure, come ho scritto qui, che oltre al giornalista o al fotoreporter vengono affiancati da blogger, da travel influencer, da desk operator. Chi sono i desk operator? I desk operator sono dei giornalisti in tutto e per tutto che navigano e esplorano i canali social per intercettare tutto quello che può essere lo spunto per una notizia o per un approfondimento o per un articolo. I blogger, chiaramente è inutile che vi dico, stia qui a dare la spiegazione. I travel influencer sono dei giornalisti che solitamente, come i fotoreporter,
al seguito di viaggi promozionali esplorano e scoprono un po' gli angoli del mondo. Fino a qualche anno fa erano invitati quasi sempre dagli enti del turismo, oltre ai tour operator. Oggi diciamo che c'è una moltiplicazione di opportunità per quanto riguarda queste figure. Tornando al desk operator, è una figura cruciale esattamente quanto il redattore che tradizionalmente confezionava le notizie consultando magari altre fonti di informazione. Oggi come oggi la fonte di informazione per eccellenza è diventata chiaramente la rete, sono diventati i canali social, ma la funzione del redattore e del desk operator è anche quella di riempire di notizie e di informazioni lo stesso giornale online che viene fatto, realizzato ogni giorno. Andiamo a vedere adesso qual è la struttura interna di una redazione. A parte i redattori e gli addetti ai desk di cui abbiamo parlato prima, abbiamo appunto gli addetti ai canali social, i cosiddetti desk operator, gli addetti ai canali social che reperiscono le notizie e le passano al desk operator, che è il redattore che per eccellenza poi confeziona le notizie e le informazioni per il proprio giornale online. Ci sono poi i freelance, che sono dei collaboratori che non fanno parte della struttura o del corpo redazionale, ma che girano spesso il mondo e che, proprio come dei liberi professionisti, come si dice in gergo, piazzano l'articolo, il reportage, lo propongono a certi giornali e laddove la proposta viene accolta, chiaramente c'è una sorta di esclusiva per far uscire il servizio giornalistico. Poi ci sono i segretari, perché fanno parte della segreteria di redazione, vale a dire le persone che fisicamente organizzano il lavoro quotidiano dei giornalisti, fissano gli appuntamenti per le interviste, creano l'agenda di impegni per conferenze stampa, per webinar e quant'altro. E poi chiaramente ci sono i pubblicitari, gli agenti pubblicitari che reperiscono la pubblicità per il giornale, sia di carta stampata che per il giornale online. Tutte queste persone, in particolare i redattori e coloro che fanno parte integrante, diciamo, del corpo redazionale di un giornale turistico, che siamo entrati in merito al settore, sono delle persone che si dividono, almeno parlando di A.C., vale a dire prima del Covid, si dividevano la propria giornata in vari momenti. C'era il momento passato in redazione con un briefing di cui parleremo dopo, un briefing con tutto il resto del corpo redazionale, e poi c'erano dei momenti esterni, i momenti di relazione, di reperimento notizie e di partecipazione, come ho scritto qui, ad eventi di ogni tipo. Ora, per il giornalismo del turismo, i passaggi chiave sono anche la partecipazione alle fiere turistiche. Avrete sentito parlare di BIT piuttosto che della ITB di Berlino o del World Travel Market a Londra. Sono tutti eventi dove c'è una partecipazione in presenza. Adesso stiamo parlando di quello che succedeva poco prima del Covid e di quello che ci auguriamo tutti ricomincerà ad accadere fra qualche mese, cioè partecipare in presenza alle fiere del turismo, partecipare in presenza agli educational tour degli operatori, che spesso e volentieri organizzano per gli agenti di viaggio dei
degli educational per far conoscere le destinazioni, per far conoscere gli alberghi, le location, e quasi sempre accanto a questi, agli agenti di viaggio, agli invitati, c'è un piccolo ristretto gruppo di giornalisti. Poi ci sono i sopralluoghi e le inspection in alberghi e villaggi, e queste sono iniziative che provengono spesso attraverso un input da parte del tour operator che chiama la redazione, chiede se un giornalista può andare a visitare un nuovo albergo o un nuovo villaggio che deve essere inaugurato. E poi ci sono i reportage di viaggio. Questi purtroppo negli ultimi tempi sono venuti a mancare, perché chiaramente il periodo è quello che è, però diciamo che è abitudine degli enti del turismo molto spesso invitare i giornalisti del turismo a visitare una certa zona del proprio paese per farne poi una promozione, oltre che farne un articolo, una promozione all'interno del mercato italiano. In quel caso lo stesso articolo diventa una sorta di promozione della destinazione. E come si prepara un giornale cartaceo? E poi come si prepara anche un notiziario online? Allora, ci sono delle fasi operative che sono un po' must. Parliamo del briefing, che solitamente avviene in due momenti della giornata, uno la mattina e uno nel primo pomeriggio. Anche adesso avvengono tutti online, su piattaforma, quindi da remoto i redattori si collegano. Si fa una selezione di quelle che sono le notizie giunte per email o in segreteria di redazione o direttamente in ciascuna email, nelle email diciamo di ciascun redattore. Si vedono le priorità e si crea una prima scaletta di notizie da preparare. E si dettano anche i tempi per la consegna degli articoli, si impaginano inviandoli a una grafica che ha il compito sia la grafica della carta stampata che sia la grafica del giornale online ha il compito di confezionarli in una certa maniera. Tenete conto che con l'irruzione di internet e di conseguenza l'avvio del giornale online, molti compiti sono stati assunti proprio dallo stesso giornalista. Vale a dire, allo stesso giornalista è stata data la possibilità di caricare in una sorta di contenitore il proprio apporto giornalistico, quindi le notizie e i propri articoli redatti in tempo reale, caricarli in questa piattaforma online, che verrà poi sistemata dal grafico. Questo abbrevia notevolmente i tempi rispetto al passato, perché il giornalista non si limita più a scrivere il pezzo e a passarlo ad altri operatori della redazione, ma lo carica fisicamente su una piattaforma online che viene poi diciamo impaginato da un grafico. E per quanto riguarda la preparazione di un articolo, anche qui io cerco di condensare quello che negli anni passati cercavo di spiegare in più lezioni, perché è bene andare ad approfondire determinati momenti, ma adesso è giusto per darvi una veduta d'insieme di come solitamente si prepara un articolo, si realizza un articolo e di come poi viene impaginato. Nella preparazione di un articolo chiaramente c'è il reperimento delle fonti e quindi la lettura di notiziari, di siti web, la lettura anche di newsletter che provengono da tour operator piuttosto che da alberghi o compagnie aeree. Ci sono poi i contatti personali, che sono il patrimonio di ciascun giornalista, per cui avere
il cellulare diretto del presidente di un'associazione di categoria piuttosto che dell'addetto stampa, diciamo, del ministro del turismo, fa parte, diciamo, di quel patrimonio di contatti che poi durante la giornata possono essere utili chiaramente per sviluppare un determinato articolo. E poi ci sono le ricerche bibliografiche che hanno la stessa valenza del reperimento di notizie particolari prese da altre fonti. Nella stesura dell'articolo, questo fortunatamente, questa regola delle 5 W funziona ancora, per darvi un'idea di come si deve procedere nell'allestire un articolo, quindi who, what, where, when, why, cioè il soggetto del personaggio o l'oggetto, o what, l'oggetto dell'articolo, dove, il quando e il perché è successa una determinata cosa. Tenete conto che questa regola vale soprattutto nella realizzazione, quindi nella stesura del lead, che in termini giornalistici significa sostanzialmente l'abbozzo della prima parte dell'articolo, le prime 4-5 righe. Questo perché? Perché la legge fondamentale per chi vuol fare del buon giornalismo è quello di condensare già nelle prime 4-5 righe dell'articolo tutto quello che è il corpo della notizia, cioè l'essenza vera della notizia. Questo serve intanto per attirare l'attenzione del lettore, ma poi per poter sviluppare in maniera molto organica, molto, molto più specifica, l'articolo e quindi spiegare nel dettaglio quella determinata notizia. Una volta che si è preparato l'articolo, e quindi una volta che si è preparata la bozza dell'articolo, questa bozza viene sottoposta al caporedattore o al direttore, a seconda dei casi, a seconda delle gerarchie riconosciute all'interno del giornale. Dopodiché, se c'è il nulla osta del caporedattore, che uno auspica sempre che ci sia, soprattutto per il giornalista alle prime armi, magari se è particolarmente bravo, c'è l'ok del caporedattore. Spesso e volentieri, agli inizi dell'attività giornalistica, uno si deve anche sottoporre a una sorta di esame da parte del caporedattore o del direttore, che spesso e volentieri lo rimanda indietro dicendo devi correggere questo passaggio, non è chiaro, e fa delle sottolineature. Guardate che è sempre comunque molto importante avere un supervisor, un caporedattore, un giornalista d'esperienza, perché l'umiltà che deve essere alla base non soltanto del giornalista alle prime armi, ma anche del giornalismo, del giornalista come nel mio caso, che ha 35 passa anni e più anche di esperienza. Io stesso mi diverto ancora oggi a preparare delle brevi notizie, perché l'umiltà è un po' alla base di tutti i lavori e alla base di tutte le professioni. Quando viene a mancare quella, viene a mancare una parte essenziale poi anche dello stesso profilo professionale della persona. Passiamo a vedere un po', a proposito della rivoluzione che c'è stata negli ultimi tempi, come è cambiata l'editoria turistica, dalle riviste B2C alle riviste B2B, vale a dire, oggi come oggi, che l'uso di internet, come abbiamo visto all'inizio, è particolarmente diffuso in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, chiaramente l'editoria specializzata ha dovuto fare degli investimenti cercando anche di approdare al consumer. Questo per motivi anche pubblicitari, ma anche perché sostanzialmente abbiamo visto che nell'editoria specializzata era quasi naturale cercare di rivolgersi anche al viaggiatore finale, soprattutto oggi che ne avete sentito parlare, soprattutto in questi ultimi anni, si sta sviluppando l'idea del viaggio esperienziale, del turismo esperienziale. Beh,
Anche per un giornalista turistico è importante poter avere il dialogo diretto con il viaggiatore, che è poi l'utente, il fruitore finale di un prodotto turistico preparato dal tour operator piuttosto che dall'agente di viaggio. Quindi è giusto ed è importante aprire una finestra anche su questo mondo. Quindi l'impatto dell'emergenza Covid nell'editoria specializzata ha visto ridurre il numero dei giornali cartacei e trasferire in parte l'attività sui giornali online. Nel caso mio, come consulente editoriale dell'agenzia di Viaggi Magazine, di cui parlerò a breve, è il mio giornale di riferimento, noi abbiamo un settimanale cartaceo e un quotidiano online. E sono tutte e due B2B, cioè rivolti alla filiera del turismo. Da 2 anni noi abbiamo creato un nuovo giornale online di cui parlerò a breve. Volevo farvi il caso pratico dell'agenzia di Viaggi Magazine, che è il giornale cui sono consulente editoriale da tanti anni, fondato ormai anni luce nel 1965, e che ha avuto questa trasformazione che io ho condensato in 4 passaggi fondamentali, cioè ha avuto un'innovazione nei canali social, per cui ha una sua pagina Facebook, ha diversificato chiaramente i testi delle notizie, per cui nel magazine settimanale facciamo articoli di approfondimento, perché c'è sempre il lettore che ama sfogliare fisicamente il giornale e magari è il luogo ideale per sviluppare magari anche delle inchieste nel turismo. Mentre invece tutta la parte che si svolge in pochissimo tempo, la notizia che si brucia in poche ore, viene trasferita sul nostro quotidiano online. Poi ho inserito qui le newsletter che, come dicevo all'inizio, sono 20 notizie di interesse per tutta la filiera turistica che noi prepariamo per un invio che avviene alla mezzanotte di ogni giorno. Questo perché? Perché la mattina presto tutti i nostri abbonati o comunque i lettori professionali che ricevono normalmente sia il settimanale cartaceo che si collegano con il nostro quotidiano online ricevono una newsletter che condensa in 20 notizie tutto quello che è successo in quel giorno. Ed è anche un aggiornamento professionale. Noi successivamente, negli ultimi 2 anni, abbiamo, come dicevo prima, abbiamo fatto questo salto, abbiamo intrapreso questa avventura che ci ha un po' elettrizzato a tutti. Cioè, abbiamo creato anche un giornale che va al consumer. Ma è un giornale particolare, cioè non è il solito giornale di turismo con i reportage di viaggi. Ma Viaggi Off, essendo un magazine online, chi è interessato può andare a vedere www.viaggioff.it, diamo soltanto delle dritte, dei consigli su viaggi insoliti, oppure diamo evidenza di curiosità in particolari destinazioni che possono diventare occasioni di viaggio. Quindi c'è una particolare selezione nelle proposte e nelle idee di viaggio, una sinteticità nei contenuti, perché ogni articolo ha una lunghezza massima di 20-30 righe, per cui condensiamo tutto, e poi abbiamo il supporto da diversi mesi di quelli che sono chiamati i video racconti. Io adesso lascio riposare le vostre orecchie perché chiedo ad Alessandro Ria se può far vedere un esempio dei nostri video racconti che vengono postati su Viaggio. Thank you.
Ecco, in questo video sostanzialmente è stata raccontata una parte d'Italia e abbiamo inaugurato questa sezione di video racconti che presto verrà ulteriormente arricchita con un accordo che abbiamo fatto con l'Associazione Guide Ambientali, perché ci siamo resi conto che il video racconto insieme alle altre informazioni che diamo su destinazioni nel mondo, ma in particolare in questo periodo ci stiamo focalizzando sull'Italia, sono particolarmente seguiti dai nostri lettori professionali. Io quello che dico spesso è che l'unica nota positiva che ha avuto, che abbiamo riscontrato in questo periodo sfortunato del coronavirus, è che la consultazione di giornali come il nostro ha raggiunto delle vette impensabili fino a 2 anni fa. Noi viaggiamo intorno a 1,5 milioni di pagine consultate al mese, che, ripeto, se ce l'avessero raccontato 2 anni fa, ci avremmo riso sopra. Viaggi Off viaggia lo stesso con centinaia di migliaia di visualizzazioni, e in particolare questi video racconti cominciano ad essere particolarmente seguiti dagli operatori e dai giovani che vogliono scoprire l'Italia, perché abbiamo degli indici di lettura particolarmente interessanti. Nella slide che segue io ho voluto aprire una finestra anche su quello che succede all'estero, cioè come ci si comporta all'estero, come si muove la stampa turistica all'estero. È diversa da noi, ha delle impostazioni particolari. Diciamo subito che i giornali, ormai anche all'estero, prevalentemente più essenziale, diamo particolare attenzione a smaltire la pagina, cerchiamo di intervallare i testi a delle immagini anche spesso suggestive. Nella stampa turistica estera, quella specializzata, c'è molto più rigore nel presentare le notizie. Io vi ho fatto il caso di traveldailynews.com, che è uno dei giornali più letti a livello internazionale. Come potete vedere, nella parte centrale, che è la parte preponderante dove poi cade sempre l'occhio, non ci sono foto, ci sono delle stringhe con il settore di riferimento e il titolo dell'articolo, che poi uno va a cliccarci sopra e se lo legge con calma. Però È un notiziario a scorrimento che lascia pochissimo spazio, se non ai lati, come vedete, alle immagini. Ai lati vengono posti degli approfondimenti. Invece, anche per quanto riguarda una rivista come l'Agenzia di Viaggi Magazine, se avrete la curiosità di andarla a vedere, noi abbiamo un corpo centrale con le notizie, delle foto, e diamo ampio spazio, diciamo, c'è anche molto bianco che diamo nell'impaginazione, proprio per non appesantire la lettura. Poi ci sono chiaramente gli altri canali che noi usiamo quotidianamente. E qui mi rifaccio al discorso di prima, vale a dire, non il giornalista turistico oggi più di ieri può anche diversificare le sue specializzazioni, per cui, come nel nostro giornale, anche in giornali importanti a tiratura nazionale, vedi La Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera, ci sono giornalisti che si sono specializzati in particolari settori. Siccome nel nostro giornale c'è una pagina Facebook, c'è all'interno della redazione dell'Agenzia di Viaggi Magazine una persona che si occupa esclusivamente
del presidio Facebook. Noi li chiamiamo presidi proprio perché usiamo un termine diciamo logistico particolarmente ficcante. Così come ci sono altri colleghi del mio corpo relazionale che si occupano di Twitter e di Instagram. Tenete conto che a proposito di Twitter c'è una particolarità che vale la pena sottolineare, perché evidenzia proprio la rivoluzione che il giornalismo ha avuto in quest'ultimo periodo. Avrete fatto caso che anche nei telegiornali, in questi ultimi mesi, si fa spesso riferimento alla visualizzazione del Twitter di un ministro piuttosto che di un personaggio politico. Giorni fa c'è stato un Twitter particolarmente importante della commissaria, della presidente della Commissione europea, von der Leyen, che è diventata più famosa quasi di Raffaella Carrà. E la von der Leyen praticamente ha twittato una notizia in anteprima informando la comunità internazionale che in Europa si erano toccate le 200 milioni di vaccinazioni. Questo per dire che il giornalista che nella redazione si occupa di Twitter non si occupa soltanto di inviare chiaramente i nostri tweet, quindi le nostre notizie in pillole, ma è incaricato di catturare, intercettare quelle che sono le notizie che possono avere valenza per il nostro giornale online, che possono essere approfondite ulteriormente, possono magari essere lo spunto per un'inchiesta. Quindi vedete che i canali social sono diventati cruciali anche per il giornalismo turistico, perché ormai si viaggia con l'orologio alla mano, dico io, nel senso che se io perdo in un'ora o in due ore un Twitter di particolare rilevanza, come si dice in gergo, ho bucato la notizia, cioè non sono riuscito a intercettare quella notizia e a veicolarla subito sul nostro giornale. Ecco perché un giornale quotidiano online come il nostro ha due momenti di aggiornamento. Uno la mattina presto, caricando le notizie la sera prima, e una subito dopo pranzo, si fa un ulteriore briefing e si decide quali altre notizie caricare nel corso del pomeriggio. La cosa importante che la stessa professoressa Romano mi segnalava è l'interazione che c'è tra il giornalismo turistico e le figure professionali del turismo. Vale a dire, noi giornalisti ci interfacciamo con i direttori commerciali di un tour operator, col direttore marketing di una compagnia alberghiera, piuttosto che con il direttore operativo di una compagnia aerea. Sono tutti personaggi che hanno seguito un certo iter professionale, ma che si interfacciano con noi perché la cosa importante anche per queste figure professionali che sono particolarmente profilate, particolarmente specializzate, è la capacità di relazionarsi col mondo esterno. Ormai il detto chi non comunica non esiste, è praticamente quasi una legge sacra per tutti, ma non soltanto per determinati personaggi della filiera turistica. Io direi che oggi una delle peculiarità di chi opera nel turismo, in un mondo così aperto come quello del turismo, è essenziale poter e saper comunicare con l'esterno, ancor di più poter e saper comunicare con un giornalista specializzato di settore. E così quindi come c'è una interazione tra il giornalista e i vari personaggi
dell'organigramma di un tour operator piuttosto che di una compagnia di crociere o di un'aerolinea, la stessa interazione esiste anche tra giornalista e gli addetti stampa, che è una, se vogliamo, una evoluzione della figura di giornalista vero e proprio. E ci sono dei corsi di specializzazione, ovviamente, per gestire gli uffici stampa che devono comunicare per conto di alberghi, di compagnie alberghiere, di tour operator, compagnie aeree. È un lavoro di un'ulteriore specializzazione del giornalismo. E chiaramente va da sé che nella maggior parte dei casi chi si occupa di ufficio stampa o è nato giornalista oppure comunque proviene da un settore molto vicino al settore mediatico. Vediamo quindi nel particolare quella che può essere una figura professionale molto simile al giornalista e che è l'operatore, chiamiamolo così, dell'ufficio stampa, il responsabile dell'ufficio stampa. Ovviamente, come dicevo prima, quasi sempre esce dal mondo giornalistico perché una delle cose più importanti che deve avere, una delle doti più importanti che deve avere un addetto stampa è la capacità di scrivere, la capacità di redigere un comunicato stampa che poi deve essere inviato ai giornali di categoria piuttosto che anche alla stampa nazionale, perché no? Quindi ho condensato anche qui, avendo poco tempo a disposizione, quelle che sono i passaggi chiave di un ufficio stampa. Ripeto, è declinato al turismo, ma un ufficio stampa in generale, questi sono passaggi chiave che valgono anche per uffici stampa di altri settori merceologici. Quindi contatti costanti con le redazioni, relazioni con i singoli giornalisti. Si deve instaurare un rapporto amichevole, amicizia professionale, ben inteso, con i singoli giornalisti. Tanto più si è in grado di entrare in feeling con i singoli giornalisti, tanto più si ha la possibilità di veicolare certe notizie. C'è anche la gestione delle esclusive. E qui quando parliamo, per esempio, della stampa con la S maiuscola, la stampa nazionale, se ci sono notizie che provengono dalla filiera del turismo, ma che sono di risonanza nazionale, se non addirittura internazionale, può capitare che, cioè può capitare, si può riuscire ad essere contattati dalla stampa nazionale o a contattare la stampa nazionale prospettando delle esclusive, che possono essere per esempio delle anticipazioni sul lancio di una nuova compagnia aerea o piuttosto l'apertura di un nuovo albergo. Si decide di affidare un articolo che descrive le qualità, diciamo, di questo albergo riqualificato e si può vendere il prodotto, che è questa, la notizia di questo restyling, a un singolo giornale se la proprietà dell'albergo decide che preferisce avere un singolo giornale importante che parla del suo nuovo albergo piuttosto che spalmarlo con un comunicato stampa generico a tutte le riviste di settore e a tutta la stampa nazionale. Chiaramente dipende sempre dall'effetto che uno vuole avere da una particolare notizia. L'importanza di centrare la notizia è un'altra legge sacra per chi si occupa di un ufficio stampa. E qui entriamo nel merito, in particolare, di quelle che sono le regole per redigere un comunicato stampa. Mi dispiace che forse si legge male il corpo del comunicato stampa, ma l'importante è farvi notare che io ho
diciamo, disegnato con la matita i punti essenziali di come deve essere redatto un comunicato stampa, che ha chiaramente un'intestazione ben in evidenza. In questo caso TAT è una compagnia aerea danese che per la prima volta in Italia comincia a operare voli per Lampedusa e Pantelleria, e quindi è una compagnia aerea che sul mercato italiano avrà la sua importanza. Sulla sinistra vedete Italy Car Rent, che è una compagnia di autonoleggio che ha fatto un accordo con la TAP, per cui escono fuori i due marchi. Sotto comunicato stampa il titolo, che deve essere ad effetto, e qui ci vuole, come ho scritto io, un connotato di creatività, bisogna cercare di essere accattivanti fin dal titolo. Successivamente in neretto c'è il sommario con la sintesi della notizia, e quindi, come vedete, diciamo che quello che succede per l'articolo, se vi ricordate quello che vi avevo detto prima, nelle prime quattro righe di un articolo bisogna già dare la notizia, ebbene anche nel comunicato stampa, nelle prime quattro righe, nel sommario, e quindi non nell'articolo perché non è un articolo, ma nel sommario va dato subito il contenuto della notizia. Quindi testi poi brevi e mirati, perché tenete conto che in un giornale arrivano mediamente dai 60 agli 80 comunicati stampa al giorno, che poi vengono divisi tra giornalisti. Quindi ogni singolo giornalista si trova quotidianamente a dover leggere una media di 15, 20, 20 comunicati. Quando gli va bene, una decina. Quando gli va male, una quindicina di comunicati. E se chiaramente si trova davanti un comunicato di 3-4 pagine, viene preso dall'oscuramento. Invece il comunicato deve essere breve, mirato, deve avere brevi virgolettati con la dichiarazione del general manager della compagnia aerea piuttosto che del titolare di un tour operator. E poi sotto, vi ho cerchiato in evidenza, ci devono sempre essere i contatti, i propri contatti per mantenere i rapporti con il giornalista. Per cui qualsiasi approfondimento il giornalista vuole, sa che deve andare a contattare a quegli indirizzi che gli sono stati evidenziati sotto. Allo stesso modo, come ho fatto prima, come vengono redatti all'estero? Che succede all'estero con gli uffici stampa, con i comunicati stampa? Bene, io vi ho portato un esempio molto pratico di un ufficio stampa internazionale molto importante che si occupa dell'Arabian Travel Market, che è la più importante borsa del turismo che si svolge ogni anno a Dubai. Chiaramente vedrete in questa parte che la Shamal Communication, che è il nome di questa importante agenzia di stampa, da un bel po' di tempo redige i comunicati stampa in questo modo. C'è una versione in inglese con una sintesi sotto, dove leggete press release summary, è praticamente un sunto del comunicato stampa. A destra leggete la versione in arabo, perché chiaramente si rivolge anche a quotidiani o comunque sia a stampa di lingua araba. Quindi la differenza sostanziale è la stessa che c'è nell'impostazione dei giornali online che vi dicevo prima. Sono molto più essenziali, sono molto più stringati i comunicati stampa internazionali che ci provengono dall'estero. Però c'è sempre un titolo accattivante. Però, diciamo, come dicevo prima, puntano più a fare un sommario in più periodi per dare comodamente, per rendere comode e agevole la lettura del giornalista, che deve chiaramente vedere qual è il periodo più interessante per lui. E poi anche in questo caso le principali news sono sempre condensate nella prima pagina. Lo sviluppo dei testi può avvenire nelle pagine successive. Altro momento importante degli uffici stampa, quindi di un'attività, anche questa giornalistica,
sono le rassegne stampa, vale a dire l'ufficio stampa deve poter preparare tutte le notizie, preparare per l'impresa per la quale lavora tutte le notizie che sono uscite sui vari giornali in un rendiconto quasi sempre settimanale, a meno che non si tratti di imprese molto importanti che richiedono addirittura rassegne stampa quotidiane. Nelle rassegne stampa le caratteristiche sono la periodicità della rassegna e la raccolta con indicazioni della testata. E, come potete vedere, io qui ho preso il caso di Nova Resic SPA, che è una importantissima società di capitale a livello internazionale, che ha una rassegna stampa quotidiana, per cui nella stringa superiori vengono riportati i settori di riferimento, viene riportato poi successivamente il nome del giornale, quindi può essere il Corriere della Sera, il Messaggero, il Tempo, più sotto viene riportato il titolo dell'articolo nel quale viene citata l'impresa, quindi la compagnia aerea piuttosto che l'albergo o il tour operator. E badate bene che le rassegne stampa e i riscontri stampa hanno un valore come la pubblicità. Esistono, pensate, delle società specializzate che elaborano i rating dei riscontri stampa. Vale a dire, facciamo il caso di Costa Crociere. Il comunicato di Costa Crociere relativo a una sua nave che comincia una crociera esce sul Corriere della Sera piuttosto che su un giornale di categoria. È chiaro che in base a una serie di parametri che sono l'indice dei lettori piuttosto che appunto la diffusione del giornale, l'uscita sul Corriere della Sera può avere molto più valore rispetto a un'uscita su un giornale locale o un giornale specializzato. Quindi quotare il valore di un articolo di una notizia è compito di una società specializzata, esattamente come funziona per l'auditor e per gli share di trasmissioni TV. Io, per quanto riguarda poi questo aspetto, vorrei, prima di concludere, vorrei regalarvi un momento particolarmente curioso, almeno spero che sia curioso per voi, perché quando io parlavo di interazioni tra il mondo del turismo, quindi tra tutte le figure che operano nel turismo e il giornalista turistico, e che c'è questo interscambio continuo, non solo di informazioni, ma anche di magari di approfondimenti, di tematiche, c'è anche una interazione tra il mondo della pubblicità e il mondo del giornalismo. Spesso e volentieri, soprattutto nel giornalismo turistico, la pubblicità che scaturisce da un settore che può essere quello alberghiero piuttosto quello del trasporto aereo può essere, ripeto, fonte di ispirazione per determinati articoli. Allora, vi volevo incuriosire con un video che è uscito un anno fa, particolarmente carino, e che pensate ha avuto milioni e milioni di visualizzazioni, perché è sì uno spot, ma ve lo racconto prima perché in modo che vi introduco al video, oltre a essere uno spot pubblicitario, è anche il modo in cui questa compagnia aerea, che si chiama Virgin America, ha pensato di spiegare a bordo ai propri passeggeri tutte le misure di sicurezza. Voi sapete che quando salite a bordo di un aereo c'è il momento in cui le hostess e gli steward devono dare delle istruzioni di volo a tutti i passeggeri. Ed è sempre un momento psicologicamente, diciamo, non imbarazzante, lascia un po' a disagio il passeggero, perché si parla chiaramente che nei casi di emergenza scendono le mascherine, bisogna indossare dei giubbotti perché se c'è
un ammaraggio, bisogna purtroppo pensare anche a questo, agli scivoli. E quindi sono chiaramente situazioni che vengono prospettate non certamente confortanti per un passeggero. Allora, i creativi di questa agenzia pubblicitaria americana hanno confezionato, oltre ad essere, vi ripeto, uno spot, hanno confezionato un messaggio in video che viene trasmesso a bordo di questi aerei ai passeggeri, e vedrete un po' che tipo di impostazione si sono inventati. Pregherei Alessandro Ria se può mandare in onda il video. Got some safety tips that you gotta know, and trust me, it's something that you wanna hear. So honey, zip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, put it on tight, and keep your in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. Again. So tonight, of you who have never operated a seatbelt before? Really? I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks, and pull on the loose end to tighten, making sure it fits slow and tight across your lap. There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seatbelts should be fastened whenever you're seated, just in case of unexpected turbulence or weather conditions. Personal electronic devices should be turned off and properly stowed during taxi, takeoff, and landing. Should be placed inside carry-ons or under the seat, not in seat back pockets or loose on the cushion next to you. Nice try. Your in-flight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight. Yo, 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 now that you're bopping your head to the rap scene, now that your eyes are glued to the flat screen, if the cabin pressure is changing, you know that we won't be leaving you hanging. Pull your mask down first, don't worry, oxygen flows. Tighten the straps after placing on your mouth and your nose. If you're traveling with someone, like a child for instance, put your mask on first before you offer assistance. Now, 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 under your seat, there's a life vest. Life first class, it's below your center armrest. Remove the pouch, tear it open, place it over your head. Are we coming in clear? Did you hear what we said? Buckle the white straps and tighten right around your waist. Once off the plane, pull the handles and your vest will inflate. If your vest doesn't feel funny, no big deal. Blow into the red tube and you got every feel. There's a bright locator light and it's right on your shoulder. Thank you for your attention, this robot rap is over. Just in case we must evacuate, we've got a plan of attack. We've got a plan of attack. For when no exits on this airplane. Over the wings. For exit doors two in the front and two in the back. While in the unlikely event we need to get you outside, your exit is equipped with an inflatable slide. Only door slides can be used as a flotation device. And if you need to find the exit, you just find. There at the base of the seats, they go from white into red. But keep in mind the nearest exit door may not be ahead. So look around and let us just remind you, the nearest exit might be behind you. Yeah. Okay, so this one's important for all you smokers out there. It's never allowed here, so don't you forget. Don't forget. Federal law prohibits tampering, destroying, disabling smoke detectors, so don't touch that cigarette. Don't you do it. All right, it's time for final cabin check. Make sure all carry-on bags are stowed away, tray tables and seats are in their upright and locked positions, and all electronic devices are completely shut off. For additional safety information, check out the safety cards located in the seat pocket in front of you. Please read and review before we take off.
FAA regulations require that all guests comply with the lighted information signs, posted placards, and instruction of the in-flight team. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Now enjoy your flight, and as always, thank you for flying Virgin America. So tonight, slide riepiloga sostanzialmente quella che secondo noi è la nuova frontiera del giornalismo post-pandemico, la nascita di nuove figure professionali che potranno determinare anche il successo mediatico e anche la riuscita di un'edizione di un giornale. Per cui, oltre al potenziamento dei social media desk nelle redazioni che si sta già avendo in quest'ultimo periodo, per fare l'esempio pratico del nostro giornale, noi prima avevamo 2 persone, adesso abbiamo 4 persone che si occupano da casa di seguire i canali social, proprio perché c'è stata un'accelerazione nella divulgazione di informazioni anche di servizio che noi riusciamo a intercettare attraverso i canali social. E c'è anche, come ho scritto, l'accentuata diffusione dello smart working, questo era inevitabile, e ho messo in chiusura un'adeguata formazione universitaria, perché anche se ormai i tempi sempre più accelerati dell'informazione ci impongono un adeguamento all'innovazione, non bisogna mai perdere di vista che di fondo ci deve essere una preparazione umanistica, economica e poi alla fine professionale veramente importante, soprattutto per seguire un settore come il turismo che è in continua evoluzione. Ma veramente io sto seguendo in questo periodo decine e decine di webinar che all'insegna di quell'umiltà di cui parlavo prima mi permette di avvicinarmi a delle nuove realtà impensabili fino a pochissimi mesi fa. Per cui l'augurio che faccio a tutti voi è che sia stata una lezione, testimonianza interessante. Se avete domande, io sono qui, perché credo di aver rispettato i tempi, Alessandro. Assolutamente, sei stato bravissimo. Adesso intanto aspettiamo che i ragazzi inizino ad alzare la mano per se levi la condivisione. Andrea, così ti vediamo bene. Perfetto, benissimo. E allora, più che una domanda, è un po' una conferma delle cose, rompo io il ghiaccio. Quando mi trovo a far colloqui di orientamento con i ragazzi che devono entrare al corso di laurea di turismo da noi all'Europea, piuttosto che al nostro master in management delle organizzazioni turistiche, chiedo sempre, ma perché vuoi specializzarti nel turismo? E la risposta sempre al 90% delle volte è perché mi piace viaggiare. Ora, la maggior parte degli operatori turistici, come tu ben sai, non viaggiano, fanno viaggiare gli altri, no? Fanno andare in vacanza gli altri, fanno turismo per gli altri, sono quelli che probabilmente viaggiano di meno. Da quello che mi hai raccontato tu, invece, ecco, la professione del giornalista specializzato in turismo è invece uno di quei profili professionali, era una riflessione che non avevo mai fatto, che invece, per assurdo, voi viaggiate più degli altri, o no? Noi viaggiamo, faccio sempre riferimento al pre-Covid. Noi, pre-Covid. Nel periodo pre-Covid viaggiavamo non come negli anni 80 e 90, che erano gli anni del boom, dell'affermazione anche di molte destinazioni insolite, però diciamo che abbiamo avuto l'opportunità, soprattutto attraverso gli enti del turismo, di conoscere l'inesplorato. Io dico sempre che i viaggi stampa a Parigi, a Londra, sono chiaramente
importanti, ma ormai rientrano nella categoria dei viaggi scontati. Laddove c'è la possibilità di andare a scoprire un luogo e saperlo raccontare ai tour operator, invogliarli quindi poi i tour operator a programmarlo o addirittura andarlo ovviamente a visitare per prendere accordi con i vari fornitori di servizi, è l'aspetto più bello di questa nostra attività, dell'attività del giornalista turistico, chiaramente. Non ti nascondo, ti racconto, non è un aneddoto, dura 20 secondi, non ti nascondo che molti miei colleghi della stampa che segue magari la cronaca parlamentare piuttosto che la politica, spesso mi guardano con una puntina di invidia, dice certo. Vabbè, ma tu sei un'altra cosa, tu ti diverti, tu viaggi. Il che è anche vero, c'è anche questo, però effettivamente piuttosto che seguire una seduta parlamentare, andare a scoprire un'isola è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. No, tra l'altro i giornalisti turistici spesso affiancano anche operazioni di destination management innovative. No, mi basti citare Sharm el Sheikh, che proprio no, è stata inventata dal deserto. Hai partecipato anche a questa? Assolutamente sì. Io ricordo una delle ultime più belle esperienze, l'ho fatta alle Seychelles, perché lì l'arcipelago, il governo dell'arcipelago voleva lanciare delle spiagge nuove, delle spiagge diverse rispetto a quelle che conoscevano gli italiani, ed effettivamente sono rimasto a bocca aperta rispetto a queste splendide isole e queste splendide spiagge che si devono raggiungere però faticando un po'. Però la guida che ci accompagnava amava sempre pronunciare la frase: ricordatevi che per vedere delle cose belle bisogna sudare, bisogna sudarsele. Ed ha effettivamente ragione. Ma piuttosto che parlare di destinazioni straniere, io volevo soffermarmi, Alessandra, certo, soprattutto su quello che sta succedendo in questo periodo all'Italia. Cioè, noi stiamo cominciando a ricevere inviti per andare a scoprire dei borghi in Italia che sono di una bellezza straordinaria. Pochissimi tour operator italiani li conoscono, però se un tour operator del calibro di Alpitour sta cominciando a lanciare delle programmazioni sull'Italia, sull'altra Italia, sull'Italia insolita, vuol dire che quantomeno uno dei pochi effetti positivi che ha portato questo tragico momento è aver finalmente scoperto la programmazione del nostro patrimonio paesaggistico e artistico-culturale. Sì, il Covid ha accelerato, era già una tendenza nell'aria, però sicuramente ha velocizzato questo, e quindi sarà, ti dico, molto interessante anche il prossimo seminario, dove andremo a vedere Bocelli che passeggia nei borghi italiani, quale migliore ambassador, no, per promuovere la nostra bella Italia. E non so se c'è qualche domanda in chat dei nostri ragazzi, ad esempio del Master, che di solito fanno domande. Ma una te la volevo fare io a loro nome, interpretando il loro pensiero. Tu sai che noi abbiamo un master che prevede uno stage importante poi di 700 ore. Stiamo facendo anche dei moduli importanti di comunicazione online con scrittura destrutturata, onde evitare 3-4 pagine di comunicati stampa. E quindi mi ha fatto piacere che hai insistito sulle 4-5 righe, perché sto lottando con i miei ragazzi che devono riuscire a far entrare tutto in 5 righe, che non è facile, no? No. Però allora, la domanda è questa: ci fosse eventualmente, questo vale anche per i nostri ragazzi del corso di laurea che devono fare tirocini ancorché più brevi alla fine del loro percorso del corso di laurea, può essere interessante per un ragazzo di un master in turismo fare uno stage presso una testata giornalistica turistica online? Allora, può essere sicuramente interessante. Noi fino a 2 anni fa avevamo l'abitudine di ospitare per un mese o 2 mesi, a seconda
nell'accordo con questa o quell'altra università dei giovani. Tra l'altro, la cosa che mi fa piacere dire ai ragazzi è che una delle nostre attuali colonne di redazione è una giovane che 4 anni fa fece uno stage con noi, particolarmente brava e appassionata, aveva talmente questa passione per il giornalismo che dopo il periodo di stage ha fatto da noi un breve periodo di prova proprio sul campo e alla fine è stata confermata ed è rimasta ed è diventata una delle nostre redattrici di punta, proprio perché. Quindi questo succedeva 2 anni fa. Adesso, purtroppo, siccome la nostra redazione di fatto fisicamente non c'è più, perché lavoriamo tutti da remoto, è 1 anno e mezzo che sostanzialmente in redazione vanno soltanto 2 o 3 figure che sono l'amministrazione e l'impaginatrice, chiaramente è difficile poter arrivare a offrire questa opportunità ai ragazzi, quantomeno come presenza fisica. Possiamo ipotizzare, non so come, non so quando, la possibilità di poter fornire un periodo di apprendistato, però sempre da remoto, perché ripeto, noi è praticamente dal febbraio del 2020 che non frequentiamo più la redazione. Mi avete sentito? E quindi adesso magari sceglierò tra i miei ragazzi del master quello più skillato nello scrivere online, perché ormai si scrive online ed è tutto un altro modo di scrivere rispetto alla scrittura cartacea. Mi insegni che no, molte immagini si scrive per immagini, periodi brevi, 5 righe per riassumere. Assolutamente. Non vedo mani alzate, sono terrorizzati. Ho parlato troppo. Oh, mentre invece l'altra domanda che ti volevo fare, aspettando che qualcuno intervenga, però sono tutti lì fermi che stanno ascoltando, in compenso. L'altra attività molto interessante dove i ragazzi potrebbero trovare spazio, questa volta invece nelle organizzazioni turistiche, è fare il contraltare del giornalista, cioè l'addetto stampa, no? Che poi di solito ormai coincide anche con quello che lavora sui social, no? Quindi chi è più skillato e più performante su social network poi di solito diventa pure, no, l'addetto stampa, deve comunicare con voi e con le redazioni. Questo pure potrebbe essere un altro... Assolutamente sì. Comunque anche uno stage presso di voi potrebbe, no, servire per creare, per poi andare a fare l'addetto stampa in una struttura alberghiera, una catena alberghiera. Per esempio abbiamo avuto qui, tu citavi Alpitour, abbiamo avuto Alpitour che ha fatto uno dei seminari interessanti, e quindi potrebbe essere interessante anche per loro questo aspetto? Assolutamente sì. Poi magari con calma io ti posso fornire dei nominativi di quelle che sono le strutture un po' più, diciamo, più popolari, perché sono molto attive e dinamiche, hanno diversi clienti nel turismo e che poi magari, ripeto, al momento non so se in presenza o da remoto, però sono sempre dei referenti che potrebbero dare delle opportunità ai vostri giovani, perché no? Assolutamente sì. Ecco, comunque... Io vedo... Sì, dimmi. C'era un numeretto sulla chat, ci sono delle domande via chat, no? No, questi sono appelli. Ah, sono okay. Appelli dei ragazzi, delle scuole, le professoresse carinamente delle Naudi e di altre scuole di Roma fanno l'appello perché così controllano se stanno seguendo il seminario. No, ma gli serve anche per i crediti formativi, per l'ex alternanza scuola-lavoro, adesso non si chiama più così. E quindi sono stati fedelissimi, ci hanno seguito per tutta questa carrellata di seminari, ma anche con interesse, ponendo domande interessanti. Per concludere, ecco, ti vorrei far dire un'ultima parola, siamo puntualissimi.
Ti vorrei fare riassuntiva su quale deve essere il bagaglio culturale, il percorso formativo, ribadirlo perché l'hai già detto, del bravo giornalista turistico, diciamo così. Ecco, deve sapere tante cose, no? Deve sapere tante cose. Diciamo che questo, io dico sempre fortunatamente, questo non è cambiato, cioè quello che è un percorso ottimale per approdare all'attività giornalistica non è cambiato. Io vengo da una laurea in scienze politiche e mi è servita molto perché chiaramente mi ha allargato la mente. Ho fatto poi un mini master di specializzazione nel giornalismo, però quello che dicevo prima, il percorso ottimale parte da un itinerario universitario, può sfociare in un master di specializzazione, perché come ho accennato accompagnando con il parlato alcune slide, quando mi riferivo alla interazione tra giornalista e personaggi della filiera turistica, non lo dicevo soltanto per arricchire, diciamo, la spiegazione, l'illustrazione dell'attività giornalistica vera e propria, ma lo dicevo proprio perché è un momento essenziale nel lavoro del giornalista, così come è essenziale per la figura professionale che diventa il suo referente. Per cui qualsiasi tipo di specializzazione un giovane vuole intraprendere nella filiera turistica, tenete comunque presente che la possibilità di relazionarsi con l'esterno e soprattutto con un giornalista o con chi si occupa di comunicazione è diventato essenziale, così come è diventato essenziale ormai l'uso di internet. Nelle case e oltre che ovviamente negli ambienti di lavoro. Quindi questo è l'itinerario che io suggerisco sempre, perché poi ci sono i 2 anni di praticantato che si fanno presso un giornale, ormai sono giornali molto rivolti all'online, per cui tenete conto che la Repubblica.it ha una redazione che è ormai il doppio della redazione della carta stampata. Questo per darvi un'idea di come in 2 anni si è stravolto l'organigramma anche di un giornale importante come la Repubblica. E ci sono colleghi che si sono dovuti convertire all'online. Quindi qualsiasi tipo poi sia la declinazione, la carta stampata piuttosto che il giornale online, l'itinerario che io suggerisco, cioè il percorso formativo che io suggerisco è questo. Certo, ecco, volevo sottolineare che il nostro corso di laurea di turismo fornisce delle, adesso non è scienze politiche ovviamente, ma fornisce una solida base teorica sia da un punto di vista della cultura generale, abbiamo esami di storia contemporanea, di archeologia, di storia dell'arte, ma anche di economia. Geografia. Geografia applicata, ma anche di economics. Loro fanno molta economia aziendale, macroeconomia. Anche i numeri servono, no? Per poi raccontare le cose del turismo. Il turismo, prima del Covid era il 13,5 del PIL dell'Italia, quindi anche da un punto di vista economico aveva un peso, avrà un peso perché il rimbalzo è imminente. E poi bisogna saper scrivere, un po' bisogna saper scrivere, no? Andrea, Certo. bisogna allenarsi Assolutamente sì. a scrivere, non basta saper scrivere bene, ma bisogna saper scrivere in maniera efficiente ed efficace utilizzando le famose 5 regole del W che ben conosciamo e soprattutto bisogna conoscere lo strumento gli strumenti che ci offrono le nuove tecnologie, cioè i mezzi di comunicazione in realtà. Mi ricordo prima che esplodessero i vari social network, i giornalisti erano allo stremo, nel senso che le redazioni si erano ridotte al lumicino, adesso sono esplose Sì. proprio grazie a internet, Sì, grazie ai social. assolutamente sì. Poi ti ripeto, questa modalità da remoto ha consentito alle redazioni di poter sviluppare anche dei settori, come dicevo prima, il video racconto. Il video racconto, che
che appare sul nostro magazine è frutto di un lavoro di ricerca fatto da un nostro giornalista che ha cominciato a calibrare determinati spazi visivi all'interno di Viaggi Off, inventandosi questo spazio del videoracconto che poi ha avuto un suo seguito e infatti lo sta continuando a gestire lui. Quindi ci sono tante modalità d'uso che si possono declinare proprio con l'ausilio della nuova tecnologia. E poi non dimentichiamo ai ragazzi, perché questo è un po' il piano Marshall che interessa loro, il PNRR parla di digitalizzazione e non a caso, cioè il turismo che è ai primi posti come settore di riferimento per la ripresa del nostro sistema paese, è sostanzialmente il settore per eccellenza, cioè i giovani che stanno seguendo i vostri corsi universitari si troveranno a raccogliere la sfida, secondo me, più stimolante, più entusiasmante dei prossimi 15 anni. Certo. Benissimo, allora sono le 17.02. Andrea, io stavo tirando un po' per le lunghe perché la professoressa Gianni era impegnata in un'altra call e mi ha detto che sarebbe rientrata per salutarti, ma ancora non la vedo. Ti ringrazio io a nome di tutti, ti aspettiamo al prossimo seminario. Assolutamente sì. Ti ho già mandato l'invito, rinnovo l'invito ai ragazzi, che tra l'altro oggi sono un po' di meno perché siamo ormai a pochi giorni dall'esame di maturità, quindi vedo soltanto le terze, le quarte, le quinte stanno studiando e anche i nostri ragazzi per la verità sono sotto esami, ecco, è iniziata la tornata di esami al corso di laurea di turismo. Allora, in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a tutti, e ci vediamo venerdì prossimo, Andrea, spero di averti di nuovo tra di noi, ti metto ovviamente tra i relatori se me lo consenti, ringrazio i ragazzi, ringrazio i professori sempre che accompagnano le loro classi, e un caro saluto da parte della professoressa Gianni e del professor Farese e grazie ad Alessandro Ria che ci ha supportato con la sua sapiente regia in questo evento. Grazie a tutti, arrivederci. Buonasera a tutti, arrivederci.